Buonasera, da oggi inizio un appuntamento con chi piace ascoltarmi, che parla di vino e dei piaceri che dà. Proprio oggi ho aperto una bottiglia che non mi dava nessuna speranza, invece si è rivelata un grandissimo vino. In tutti i sensi, dal punto di vista gustativo e organolettico. Chi mi segue capirà il mio modo di vedere il vino, il mio modo di degustare e tante altre cose. Il vino che ho bevuto oggi è un Merlot di Alexander Valley, che la cosa molto importante, come vedete, l'annata è il 1998, praticamente 24 anni fa. La gradazione, vedete, è 13,5 e come dicevo, un vino che mi ha dato veramente delle belle emozioni. Nell'aprire la bottiglia, le premesse non erano delle migliori, infatti il tappo si è completamente frantumato. Pian pianino sono riuscito ad aprirla, ho filtrato il vino, l'ho decantato, ma i profumi già mi davano delle belle sensazioni, mi facevano pensare che il vino era buono e basta. Come vedrete da come degusto il vino, io ho una scheda personale che arriva fino a 100 e valuto le cose che valutano un po' tutte le schede. La vista, l'olfatto e il gusto naturalmente. Questo vino, già dal colore, adesso non si vede molto bene. È un rosso porpora, cioè, ma più tendente al rubino che all'aranciato o al mattonato. Ciò è già segno di un vino che può dire ancora la sua. Gli archetti che si vedono sono abbastanza stretti e regolari, e quando sono andato a gustarlo al naso, ha una persistenza infinita e infinitamente piacevole, buono, un vino che non mi stancherei mai di odorarlo, veramente, veramente un grande vino, soprattutto se penso all'età che ha. Quando io l'ho già assaggiato prima, ma lo riassaggio, quando si beve, entra in bocca in modo molto elegante, non è tannico, i tannini con il tempo si sono ammorbiditi, lascia una bocca molto molto piacevole, si percepiscono sia al naso che al gusto degli aromi, diciamo, di un vino che ha qualche anno. Ma sono tutte sensazioni molto molto piacevoli, che poi a pensarsi diventano, non per fare poesie, diventano emozioni. Io questo vino, diciamo che analizzando la scheda, darei tranquillamente nell'insieme 14 quindicesimi alla vista, 28 trentesimi all'olfatto e al gusto darei tranquillamente un 52 punti ancora, ciò che va a completare 52 e 28, 80 e 14, 94 centesimi, che
Detto così può sembrare dire niente, però è un vino che veramente mi ha emozionato. E questo fa capire che una bottiglia di vino non si può dire non è buono finché non la si apre. Può capitare di aprire un vino che pensi sia grande e si rivela una grande delusione, e come in questo caso un vino che cioè io pensavo lo apro o non lo apro, ho detto ma sì, lo devo aprire perché sono uno di quelli che la filosofia è quella che dice un vino, una bottiglia di vino per vedere com'è bisogna aprirla, altrimenti si rischia di perdere qualcosa o di vivere qualcosa. Questo vino è un grande vino. Questo è il primo video che faccio, naturalmente mi devo ancora perfezionare nel parlare e nello spiegarvi, ma se vi piace il vino non avete che da seguirmi. Buona serata.